Matteo, dove mi hai portato? Siamo nel triangolo delle Bermuda oggi. Lì c'è Desenzano, là c'è Sirmione e là c'è il porto dove torneremo quando fa buio, la Zattera. Siamo oggi, io non c'entro, c'è Luca che è il guru del Corregone di questa zona, che è un grande amico. Ciao, ciao. È un grande amico e qua c'è l'amico degli amici, che è Fulvio Forni. Della che... Metro Goldwyn Mayer. Della Golden, com'è che hai detto? Goldwyn Mayer. Goldwyn. Bene, bene. Lui è l'attore principale praticamente. Di cosa parliamo oggi, Teo? Ma oggi siamo a Corregoni e penso che prenderemo anche qualche persico. E non... qualche lavarello, no? Sì, Corregone o lavarello. Qua c'è una disquisizione perché c'è il Corregone, il lavarello e la bondella, però fanno parte tutti della famiglia del Corregone. Corregone. Bene, parleremo di questo. Sarà una già. Dicono che la bondella frega in fondo. Esatto. Il Corregone frega a riva. Esatto. E la bondella nel Garda non vede mai nessuno fregare. Esatto, perché alcuni pescatori non sanno che il Corregone frega a gennaio contro la riva, mentre invece la bondella, che è molto simile, ha solo una pancina pronunciata, frega in profondità. Di conseguenza, a volte quando peschiamo in profondità sui 30-40 metri, prendiamo sempre un Corregone, però è detta bondella perché lei predilige, diciamo, i fondali più alti, dai 20 ai 30 ai 40 metri. Però noi siamo qua in amicizia, adesso vedrete che ridere. Qui segna pesce, eh? Sì. Adesso là, qua la barca, vedrai te. Ancora, eh? Ancora, blocco. Ok. Vedi, ho messo il guadino lungo perché lui adesso mi dà due amettiere che catturano. Perché lui è il guru di questa zona. No. Luca, mi spieghi un po' la tecnica che stai usando e qual è il periodo giusto per i lavarelli o corregoni che dir si voglia? Sì. Allora, io sto usando la tecnica del cannino o canna da spalla, che questo più che cannino è una canna da spalla perché ha un manico molto lungo, è fatto per bilanciare tutta l'azione di pesca. Pesco con una mettiera, io le faccio da 8, se no si possono fare anche fino a 10 ami che vengono disposti su una lenza a distanza l'uno dall'altro a piacimento, insomma, a seconda di come uno vuole impostare, diciamo, le sue esche. Si pesca con un piombino sul fondo attaccato a una piccola girellina. Anche questo viene scelto in base al tipo di canna di cannino che si utilizza oppure alle condizioni del lago. Se c'è onda, se c'è un po' di corrente, è meglio usare grammature dei 12, 15, 20 grammi. Se invece il lago è piatto o magari si pesca non troppo in profondità e si ha un attrezzo fine, diciamo, si può pescare con 8, 10, 12 grammi. Qual è la stagione migliore per il lavoro? Allora, la stagione migliore, no, sembrava, ma era un controbalzo. Diciamo che la stagione della pesca al lavarello inizia all'apertura, cioè nel dopo frega, che ogni anno, adesso noi abbiamo constatato in questi ultimi anni, avviene il periodo di frega, inizia il 6 gennaio e finisce intorno al 20-22. Dopodiché c'è la riapertura alla pesca, al lavarello dalla barca, e questo è un periodo già buono, nel senso che il pesce lo si trova a profondità importanti, si può trovare anche 60, 70, 75 metri e c'è una buona presenza. Dopodiché, man mano che il tempo passa, cioè che si porta verso febbraio-marzo, il pesce tende ad avvicinarsi, diciamo, a lasciare queste profondità, a venire sui 50, 45, 40 metri fino anche 35, 30 metri. Ci stiamo rendendo conto da qualche anno, l'hanno scoperto l'anno scorso, che in questo periodo, e questo non so spiegare il motivo, il pesce si sposta in acque molto basse, cioè con una profondità di 10-11 metri di profondità. Allora, cosa ha detto? Che è in canna. Aspetta. Teo è in canna.
Teo, allora aspetta. Eh sì. Che cos'è, Teo? Coregone, siamo qua a pescare i coregoni. Dopo ti metto il microfono, te lo rimetto. Fa vedere che questo qua è un persico. Bello. Insomma. Fammelo vedere. Dai. Cesaretto. Sta arrivando l'Antonio. Ecco, lui è un grande cavallo. Non vuole andare via, oh. Va, fra un po' parte. Ti faccio una domanda, scusami, è una termarella che hai tu sul braccio? Allora, no, queste diciamo vibrazioni che io faccio è per mandare la vibrazione giù all'esca. Il pesce sulla parte laterale ha come dei sulle squame ha come dei sensori e stimolo, diciamo così, la reazione del pesce. Lui, sentendo il movimento, incuriosisco il pesce a cercare, diciamo, di riconoscere qual è la fonte della vibrazione. Ecco. Stiamo andando adesso? Allora, adesso stiamo andando in una zona fuori Desenzano sugli 11 metri perché le notizie di questi giorni danno pesce presente a quella profondità e attivo. Dovremo pescarlo però con una tecnica diversa, a striscetto o a galleggiante. Luca, adesso cambiamo tecnica, giusto? Sì. Adesso, visto la bassa profondità, siamo circa sui 9 metri, peschiamo a striscetto con canne da lancio più lunghe. Un peso, adesso io sto utilizzando 20 grammi, ma si possono utilizzare 25-30 grammi. E consiste nel lanciare la lenza lontano dalla barca, farla scendere sul fondo e poi fare dei piccoli recuperi, diciamo appunto a striscetto, facendo strisciare la lenza, diciamo, dal fondo verso i primi metri, e spesso a queste profondità è una tecnica vincente. Le due tecniche che si usano sono questa a striscetto e a galleggiante, come sta pescando il nostro Fulvio Forni. Adesso io faccio il lancio, metti una 15-20 metri fuori dalla barca, si lascia scendere sul fondo, quando vedi che il filo non scende più e cominci. Devo mettere sempre la lenza, che sono quasi 5. Adesso incomincio a entrarci dentro, vediamo se magari sono loro staccati, perché qua sicuramente non sono in mangianza ma sono di passaggio, però se li intercetti loro gli tirano, però si stanno abbassando. Adesso ritorno sul fondo e cerco di entrarci in mezzo. C'è. Oh, in diretta, non avevo mica staccato ancora. Questo o l'ho arpionato o da come tira deve essere un po' più bellino dell'altro. Lavarello o persico? Questo è un lavarello. Persico non fa mai queste... Io lo tiro su sempre con molta delicatezza, perché se l'hai preso laterale è un attimo che
in quei movimenti che lui fa per dimenarsi. Sì, è un lavarello, è piccolo, però è lui. Vedi lì. Guarda, guarda, non lo guadagniamo nemmeno, guarda, lo slamo direttamente, perché si vede chiaramente che è sotto misura, però è lui. Ha mangiato sul verde, sulla moschetta verde, l'ho preso laterale, era questo papabile destinato a slamarsi da solo, se fosse stato più grosso. Ha mangiato sul verde, adesso... Sì? Perfetto, mani bagnate. Sì? Eccolo lì. Ciao, ciao. Yeah. Adesso... Eccolo che torna sul fondo. Meraviglioso. Sì. Ha mangiato sul 1, 2, 3, 4, quarto amo. Teo, ma pescate o no? Festeggiamo col pane e salame di prima. E adesso? Guarda! E poppe e papero! Giornata meravigliosa, vogliamo salutare i due giovanotti qua? Sì, guarda, ho male agli addominali da ridere. Fulvio è un amico da una vita e lo ringrazio di questa splendida grazie giornata. A te, ci siamo divertiti tanto. Ne faremo un'altra però, certo. Promettiamo che un'altra con un'altra pesca quest'autunno la facciamo. Diciamo già la pesca? O facciamo una sorpresa? Una sorpresa. Poi le anguille e le tinche invece... Luca ce le ha promesse e quelle... Comunque oggi abbiamo finito tutta la cantina, vuotata praticamente, cioè abbiamo le unghie spezzate a forza di togliere i tappi. Mi sono fatto slogato un dito. Il salame era buonissimo. Così a fatto. Sì. Pesci collaboranti. I pesci abbiamo preso dei bellissimi lavarelli. Abbiamo preso una decina di lavarelli. Li abbiamo rilassati perché mi sembra giusto rilassarli, alla faccia di quelli che portano a casa anche i bimbi dei pesci. E avanti così. Insomma. E con questo vi salutiamo. Grazie Luca, grazie Fulvio. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. E alla prossima. Ciao Roberto, sei stato grazie. In gamba. Grazie. Un amico sincero. Grazie. Forse.